Eccoci qua ora, possiamo analizzare questa meraviglia deandreiana. Ti ho rivisto dopo tanto, 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 tanto tempo. E come previsto tu eri tanto, 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 tanto bello come un tempo. Così, non ci facciamo mancare niente, insomma. Semplicissimo. Non ci sforziamo neanche di cambiare la rima o di mettere un'altra parola. Hai cominciato a parlare. Mi aspettavo un mi mancavi. A parte che se ti avesse detto mi mancavi, forse c'erano anche qualche problema anche grammaticale, perché si riferiva a un altro periodo, forse avrei dovuto dire sai mi sei mancata o sai mi mancasti durante la nostra separazione. E invece hai parlato tanto, tanto, tanto. Tanto amore, quello che ti ho dato. Che è un po' quello che pensano tutti in qualsiasi relazione del pianeta. Se la memoria non mi inganna, quando ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male e nelle tue idee, alla fine hai sbottato. Hai detto, guarda, tanto, 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 amore, tu sei... Ah, forse un'altra frase. Quindi, fondamentalmente, io dico... guarda che io ti ho voluto bene, insomma ti ho amato, e se la memoria non mi inganna devo aver fatto qualcosa che però non è specificato. La memoria non mi inganna quando ti sei ingarbugliato, quindi ti accuso di esserti ingarbugliato nel pensare che ti volessi male. Quindi io ti volevo bene, ma tu non si sa perché ti sei incasinato con la testa, ti sei messo in testa appunto che io invece non ti volessi bene, anzi ti volessi addirittura male. E nelle tue idee. Però sta frase comunque non ha senso, perché tanto amore è quello che ti ho dato, se la memoria non mi inganna, quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male e nelle tue idee. Vabbè, licenze poetiche, roba da poeti. Alla fine hai sbottato, e come tutti quelli che sbottano sospettando che la compagna in realtà voglia solamente il loro male, cosa dicono? Dicono guarda tanto, 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 tanto. Boh, aiutatemi. Non si spiega. Va bene. Andiamo alla parte clou, al ritornello della canzone. Quindi, amore tu sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita. L'ultima volta che si devo dire più cattivo, probabilmente l'interlocutore aveva tra i 3 e i 4 anni, più o meno. A parte il concetto che sei l'errore più grave più grande della mia vita, insomma una roba un po' poi espresso in questa maniera. Va bene, lo ripetiamo. Amore tu sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita. Più fatale suona veramente orribile. Che ho commesso nella vita. Quindi, ma sì, ripetiamo la stessa frase anche 2, 3, 4 volte, basta cambiare una parola, è uguale. Che ho commesso, l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, se lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita. Ma sì, semplice, vai. Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli, che in realtà nella nostra lingua dovrebbe essere che gli errori vengono fatti o sono fatti per essere rifatti, ma va bene. Ancora tu sei. Qui arriva... Qui c'è il De André. La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei. Dal nulla. Cioè, non si capisce. Cioè, ti odiava, non ti voleva perché pensava che gli volessi male, è tornato, ha anche deluso le tue aspettative perché non ti ha detto niente. Nel bene e nel male, sei bene e sei male. Baby, buttiamo un baby a cazzo, che immagino sarà tipo baby, qualcosa del genere. Nel meno nel male, fai bene e fai male. Ah, vedi che sofisticato, eh? Nel bene e nel male sei bene e sei male, fai bene e fai male quanto bene e male, nel bene e nel male. Sono in un loop. A me resta, ecco qua cambia però, a me resta il bene, a te resta il male. Non male per me. Non sono nemmeno un dolce ricordo. A me è rimasto il rimpianto, a te soltanto il rimorso.
che poi questa cosa di rimpianto e rimorso sentita 150 miliardi di volte, però almeno ha senso, che non è male, insomma, di sti tempi. Ma quindi sono tornati insieme, eh? Ma non era la puttana che ha ridato un senso ai suoi giorni? E quindi perché fa bene, fa male, fa bene, fa male, fa male? E perché non è neanche più un dolce ricordo? Perché è rimasto il rimpianto? Perché è rimasto il rimorso? Boh, non si sa. Andiamo avanti. E ho paura di te. Ho sempre avuto paura di te. Ah, bene, la svolta. Non ti ho mai dato il cuore. Già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio. Ok, se non gliel'hai mai dato il cuore, perché adesso stai soffrendo? Tu non gliel'hai mai dato il cuore. Già lo sapevi che sarebbe stato uno sbaglio. Perché dovresti soffrire? Bah. Il cuore va tenuto dentro il petto, qua arriva il consiglio maturo. Per poter ancora respirare, nella canzone sarà: l'amore è solamente di chi prova amore, non è di chi lo riceve. Sempre scritto a livello elementare, però almeno la cosa ha senso a livello di pensiero, insomma. È un pensiero anche carino. Colui che ama può provare a gestire l'amore, chi lo riceve e basta, probabilmente non ne capisce non ne capisce lo sviluppo, il progetto, le ragioni. E io l'ho provato a ogni tocco tuo. Ferma. Se tu l'hai provato a ogni tocco tuo, quindi tu provavi l'amore ma avevi deciso di non concedergli il cuore, allora c'è qualcosa che non quadra. Posso dire che a me è rimasto il bene e a te il male. Perché a lei è rimasto il bene se abbiamo detto che l'amore era solo di chi lo offre, non di chi lo riceve, ma lei qua dice che lo ha provato a ogni tocco suo, cioè del partner o la partner? A un certo punto, siccome la cosa potrebbe complicarsi, riniziamo: il bene è il male, a me il bene, a te il male, beve, beve a cazzo, un po' tipo bro. Fai bene, fai male, quanto bene e male, nel bene e nel male a me resta il bene, a te resta il male, sempre il solito discorso. Tu mi hai saputo solamente dire amore, amore, amore tu sei. Sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore tu sei, sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita. Quindi questa è una cosa che dice lei. Cioè in questo caso lei dice che lui riferiva questa cosa. Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli, ancora tu sei la puttana che ha ridato un senso di mia. Fermi tutti, fermi tutti! L'unico sei tu con cui ho fatto l'amore. Non è detto che non ti eri concessa, che non avevi dato il cuore, quindi com'è sta storia? Oh, male. Facendo l'amore, amore fra tutti, hai pagato il mio corpo a parole. Parole dolci. Sarò una puttana, ma sei peggio di me. La puttana non era lei, cioè non era l'altra. Vabbè. Perché di tutto quello che ti ho dato potevi tenerti tanto, tanto, tanto di quel bene nel male, di bene nel male, bebe, di bene nel male, male, male. Si è finita? È finita, è finita. Cazzo, una roba cioè, indecente, una roba. Oh. Che dite? Conclusioni, madame? Conclusioni. Però le facciamo con l'ausilio di un po' di materiale trovato in giro. Ad esempio, tra i vari poetessa, Nova De André e altre follie, una delle tante, tantissime cose in realtà che ho trovato, perché pare che tutti quanti siano convinti di queste cose, chi più o chi meno. È questo bell'articolo, tra l'altro, di Fabrizio Testa del 3 marzo 2023. Quindi ci ha anche pensato un pochino, non era una cosa scritta istintivamente. Il suo mancato posizionamento in top 5 rappresenta l'unico vero grande scandalo di Sanremo.
Resta infatti il pezzo per dispersione uno dei migliori brani dell'edizione. Ascoltare con attenzione per credere. Io non so quanto abbiamo ascoltato noi con attenzione, ma di certo l'abbiamo letto con attenzione. E ora vediamo il buon testa come prosegue. Diciamolo chiaramente, ripete questo concetto, che questo era uno dei più dei brani migliori, superiore al 99% della concorrenza. Cioè doveva arrivare primo, in sostanza, secondo lui. O secondo, perché dice 99%. Il tappeto musicale confezionato nel migliore dei modi, un testo a tinte cinematografiche destinato a rimanere nel tempo. Ora, io... diciamo che su questa cosa di rimanere nel tempo mi viene anche un pochino da sorridere. E poi magari cercherò altre cose che ha scritto lui, perché voglio vedere come parla della roba veramente di valore, di riferimento. E continua. Non era facile per la cantautrice vicentina tornare nel luogo del delitto dopo l'esplosione magmatica di voce, pezzo presentato nel 2021 a Sanremo, che le ha spalancato le porte mainstream. Diciamo che spalancare le porte mainstream non è esattamente un grande complimento, o comunque un grande presagio per chi vuole fare musica d'autore, che poi magari non lo vuole fare lei, magari gli erano tagliato addosso questo, gli hanno cucito addosso questo vestito. Ma un successo incredibile che non ha stravolto la nostra, che è riuscita a rimanere strettamente ancorata nei suoi codici stilistici e nei suoi canoni, rifilando una hit dietro l'altra senza soluzioni di continuità, dimostrando nel tempo una maturità importante, poi sciorinata proprio nella canzone sanremese, la prima di un nuovo progetto discografico in uscita. Se voce puntava dritta alla sfera personale, nel bene e nel male vira invece verso una fotografia esterna, molto evocativa. Noi abbiamo visto, no? Cioè, proprio evocativa, proprio al massimo. Il brano infatti sembra una canzone per immagini. Questa ha inventato, cioè inventa cose incredibili, e racconta una storia ormai sfiorita tra una prostituta e il suo cliente. Ok, con quest'ultimo a mettere la parola fine. All'interno dei versi ritornano alcune macro tematiche tipiche della produzione della cantante, una tra tutte l'amore non corrisposto. Però è tipico suo, cioè suo, l'ha inventato lei, non lo fa nessun altro. Visibile in particolar modo nella seconda strofa, l'amore è solamente di chi prova amore, non è di chi lo riceve. Nota carina, il linguaggio utilizzato per questo motivo è volutamente spiccio, anche se all'interno dei versi, e poi la cosa che vi ho detto adesso sul fatto che l'amore non corrisposto. Ok, vediamo come descrive la musica. Un beat percussivo, elettronico, altamente impattante. In produzione spiccano pesi massimi come Giacomo Brail, Sinigaglia, Bias o Bias, non ne ho idea, Shablo e Luca Faraone. Ah, ce n'è anche uno con un nome normale. Madame trova la quadra in uno special da pelle d'oca, dove, dopo aver mantenuto le tonalità basse, alza finalmente la voce, la famosa voce di Madame, no? Viene subito in mente, no? Patti Pravo, Mina, no? E poi Madame. Sprigionando carnalità e disperazione. Il rimpianto di lei e il rimorso di lui si rincorrono dunque per tutta la durata del pezzo. Nelle strofe in cui si snoda l'intreccio, nella tensione del bridge, nell'inciso ipersincopato. Ma non è una storia a lieto fine, le due anime infatti non si incontreranno più, lasciando soltanto qualche traccia di sparuta passione, di intrigo, di bene nel male. Canzone clamorosa, voto 9. Allora, io ho pochissime certezze nella vita, ma una di queste è che se mai farò qualcosa o qualcos'altro nella mia vita, qualsiasi cosa, io vorrei che la parte editoriale fosse curata dal signor Testa, perché riuscire a confezionare un qualcosa di così bello per descrivere un qualcosa che è così poco e così niente è clamoroso. Cioè, il testo l'abbiamo appena visto, l'abbiamo appena letto, io vorrei capire da dove si evincerebbe questa enorme qualità,
Ma senza entrare nella qualità, che è personale, io vorrei capire, uno, leggendo questo testo o ascoltando la canzone, peggio ancora perché praticamente è quasi tutta incomprensibile, questa cosa che, questa abitudine di spezzare le parole a metà e riprenderle poi nella strofa successiva, magari è una roba che per me non si spiega. E poi dice tutta una serie di robe allucinanti su Madame, ma ne leggo una marea, ne leggo veramente una marea, cioè, cioè alla fine è la parola, l'aggettivo chiave di questa, che alla fine è quasi una recensione, se vogliamo, è clamoroso, cioè clamorosa, questo è un pezzo per lui clamoroso. E allora vorrei dire, mettiamo che uno è libero di pensarla come gli pare, adesso vi faccio una domanda, ma se abbiamo letto questo testo, in che modo è possibile trovarci dentro l'amore tra una prostituta e un cliente? In che modo è possibile trovarci dentro, con tutta la fantasia di sto mondo, queste dinamiche? E siccome questa cosa l'abbiamo trovata anche in Tananai e questa cosa l'abbiamo trovata anche in altri, io sto pensando che faremo un piccolo video praticamente di riassunto per tirare un pochino le somme su questa che mi sembra essere una tendenza definita, cioè quella di costruire addosso a qualche personaggio qualcosa l'immagine di così, l'immagine di colà, insomma, l'immagine del poeta, l'immagine maledetta, l'immagine del bravo ragazzo, insomma, e poi in base a questo puoi inventare delle storie che è narrativa pura, non puoi inventare un qualcosa che nel testo non c'è, non puoi dire che Tananai parla di guerra, un amore nei tempi della guerra, e non puoi dire che lei parla di un rapporto tra una prostituta e un cliente. Non puoi dire che uno ha rimorso mentre l'altro ha rimpianto, se non fosse altro perché a un certo punto della canzone i ruoli si invertono, lasciando intendere che i sentimenti, in qualche maniera, belli o brutti che siano, sono reciproci. Quindi, a me dispiace tanto, ma anzi, in realtà no, non mi dispiace. Mi dispiace che c'è gente che ci abbocca a queste narrative, perché queste sono narrative da quattro soldi. Io vi saluto, come sempre, chiunque è perfettamente in grado di giudicare, può giudicare il pezzo, può giudicare la mia recensione al pezzo, tutto quello che ho detto può essere considerato una cazzata clamorosa, questa sì, clamorosa veramente come la canzone, e sarei anche felice di sapere però il perché, se lo pensate, perché come sempre siamo aperti a qualsiasi tipo di discussione, chiacchierata, di confronto, perché amiamo la musica e non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Ciao!